È un sogno che coltivo ormai credo da 2 anni. Io sono console onorario di Grecia per Brindisi, Lecce e Taranto da 3 anni, dal gennaio del 2016. E da sempre ho pensato a lei, in particolare alla Maria Callas, in particolare nel 2017, nel 40° anno dalla sua morte. Un'icona di eleganza. Direi una donna straordinaria, di grande polso, che ha ammaliato il mondo intero con la sua voce da usignolo, così come veniva chiamata, la divina. Credo che questo, come dire, racchiuda in sé tutto il significato di quello che Maria Callas ha costituito nel mondo della lirica. Il 16 cosa porterete in Piazza Duomo? Il 16, a proposito poi del ponte di cui lei parlava, ci sarà un popurrì, le arie più famose delle opere che lei ha cantato, delle sue predilette, e avremo degli artisti di fama internazionale che abbiamo equamente ripartito tra Italia e Grecia, nel senso che la soprano, la Evi Metaxaki, è greca, anche se lavora in Germania. Dionysios Surbis è un baritono dell'Opera di Atene, a sua volta vincitore del premio Callas, e quindi grazie a questo ha avuto una borsa di studio per studiare qui da noi in Italia per 2 anni, anche lui artista straordinario che è arrivato a New York, al Metropolitan di New York. Poi avremo Leonardo Gramegna, che è un tenore pugliese, accompagnerà il quintetto Florilegium diretto dal maestro De Giorgi, del Tito Schipa di Lecce.